E siamo nella seconda parte di Let's Play di Super Mario RPG. Vai con la sigla! Company! Bene, siamo arrivati in Mushroom Kingdom. Pa, 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 pa. Ecco, qua ci sono gli abitanti del regno dei funghi. Del primo mondo. Ah, goccia. Che io da piccolo dicevo. Ah, cacca. Mi divertivo sempre a farlo saltare. Perché ci parli, salti, lui salta. Andiamo in un negozietto. Qua vendono gli oggetti. Quello col funghetto. Le stelline dovrebbero vendere le armi. Ah no, le stelline è il posto per riposarsi. Intanto salviamo. Riposarsi e guarire. Il funghetto. Cosa ci vende? Gli oggetti. Spiegaci un po' cosa dice. Quello che vuoi comprare, compra quello che abbiamo. Allora. Abbiamo il fungo, lo sciroppo, pick me up che serve a riportare in vita un alleato. Noi non abbiamo nessun alleato, quindi non ci serve ancora. Ma uno potremmo comprarlo perché presto assolderemo Mallow, l'uomo nuvoletta. Poi prendiamo la maglietta. Shirt che va bene per Mario, pants non va bene per nessuno per ora. Io prendo la maglietta, gli aumenta la difesa. Bracciali. Aumenta l'attacco del salto, previene il veleno. Antidote ping, poi viene il veleno. Prendiamone tutti. Ah, senza monete. Vabbè. Accontentiamoci della maglietta. Andiamo su. Item. No, scherzavo. Equip, equipaggiamento. Ah, gli diamo il martello che abbiamo preso dai due Martel Koopa. La maglietta. Vedete che aumenta la difesa e la difesa magica anche. Ok. Ah, bambino che corre, anche io voglio correre. Aspetta, aspetta. L'ho fermato. Andiamo al castello, andiamo a dire a tutti quanti che la principessa Peach è stata rapita. Che non sappiamo che fine ha fatto la principessa Peach. Ci accompagna dal re, questo taddino. Sì, re, Mario è arrivato! Ehi Mario, grazie che ci sei venuto qua con questi baffoni. C'è stata un'esplosione al keep di Bowser, al picco di Bowser, dove c'è il castello di Bowser. Qualcuno ha distrutto il ponte. Dov'è la principessa? Adesso Mario fa le sue tipiche interpretazioni bellissime, si trasforma, diventa Bowser e tutti... Ah, un principessa Bowser! Ah, aiuto, aiuto! Da notare che, nonostante sia un gioco vecchio, i personaggi siano molto espressivi in questo gioco. Che divertente.
Mario che si trasforma. È un po' come Leone il cane fifone che per spiegare a Marilù si trasforma, e Marilù però non capisce niente sempre. Quindi? Quindi ci dà la mappa del mondo. Del mondo di questo Mario RPG. Quindi adesso ce ne andiamo. Dovremo incontrare. Inizia a piovere, perché? Perché? Un malawese! Ah, ecco, c'è Croco. E lo Yoshi cattivo sarebbe. E Mallow lo vuole rincorrere, perché questo Yoshi cattivo è un ladro. Ma quella stellina che gira, gira. Guarda, quello è quello per l'albergo dove vai a riposare. Adesso Albergo di una stella. sì, una stella, però una stella di Mario, vale 5 di quelle, no? Quelle reali. Quando i Mallowese piangono, piove. Quindi quando piove vuol dire che un Mallowese sta piangendo nelle vicinanze. L'uomo nuvola. Scusa. Stavo piangendo, ma non riesco a smettere. No, no, perché ero triste. Ci sono delle ragioni. Praticamente gli chiede di aiutarlo a prendere questo croco, come si chiama. Bisogna saltare. Certo. E Mallo si unisce alla nostra ciurmaglia. Sì! Andiamone subito. Alla ricerca di Croco. Ci ha chiesto se potevano aiutarlo proprio perché noi siamo in grado di saltare. Mario è in grado di saltare e saltare addosso. Gli fa la spiegazione e si trasforma. Va bene. Cosa fanno adesso? Sono... Eccolo. Secondo livello. Eccolo, Croco. Adesso acciuffiamo. Mario, prendiamo Croco che ci frega tutti i funghetti, tutte le stelline, tutti i pick me up. Tutti i fiorellini. Proviamo a vedere com'è Mallow. E proviamo anche il martello. Vai di martellata. 33, buono. Attack up, diventa più potente l'attacco, ma lo fa pugnetti che si allungano. Non efficace come il martello, ma abbastanza forte. Sarà anche. Con una botta riuscire basta. Sì, Mallow non ha. Sì, sono salito di livello. Due colpi perché schiaccio il tasto A nel momento giusto. Salvataggio?
Ecco un altro. Pugnetti! Dovremmo trovare un'arma anche per Marco. Appena avremo anche un po' di monetine, ci compriamo la maglietta. Perché c'è solo i pantaloncini. Poi non è che sia il massimo da vedere. Poi Cicciottello e Paffutello. Sal di qua. Eccolo! Detto, salvati la vita, ciao. Scappa, vatti. Mi sembra di aver capito. No! Ho sbagliato, non sono salito. Ho sbagliato. Ah, sì, posso andare. Sì. Sì. Che bello. Ti stupisci di poco? Guarda. Ah, abbiamo preso una Chero Chero Cola. La Chero Chero Cola. Cura tutti i membri della squadra. Non so se si potrà comprare poi nei negozi più avanti, ma è un oggetto potente. Comunque ci sono questi bauli nascosti che bisogna sempre cercare di saltare di qua e là. Sono invisibili. Ma se li colpisci si disvisibilizzano. Ciapali! Mamma mia. Vabbè, hanno anche poca difesa, Gnam! Zero. Tam, tam. Ma due colpi devi farle, non puoi fare uno. Due, così sono più forti. Ma anche con uno puoi uccidere. No, non lo so, meglio così non si sa mai. Sono più tranquillo. Eccolo! Prendolo! Scappato. Dove è finito? Eccolo. Yeah. Cos'è sta roba? E Boselli, versione Rospo. Vedete, già ecco, abbiamo appena visto un personaggio che nei giochi di Mario non si vede di solito. Io non so che tipo di personaggio sia. Ma già Mallow non c'entra niente tra i personaggi della serie di Mario. Cioè, in questo gioco c'è come personaggi principali c'è Mallow e Geno, che incontreremo più avanti. Una specie di maghetto burattino. Maghetto di legno. Ah, guarda che simpatico, ci fa anche vedere come si usano. Ah, dice che non ha tempo per prendere il tesoro. No, ho preso un cagnetto. Con gli occhi che si accendono e si spengono. Ogni volta che fai queste battaglie, cosa che vinci? Più monetine. L'esperienza è moneta. L'esperienza ti alleni per salire di livello, diventi più forte. Sì, ho la stellina, guardate! Ogni volta che colpisci uno con la stellina, è come se lo facessi fuori automaticamente. Infatti sono appena salito di livello, prendo monete, esperienza, faccio un batter d'occhio. Ah, sì. Infatti, salito di livello, livello 3! Ma devi avere fortuna per avere queste stelline. Ma le prendi in certi posti, ci sono.
Allora, mettiamo forza, vita. Quindi livello 2. Mettiamo un po' di forza. Sì. Questo livello 3, facciamo il livello 3. Ho fatto un livello, sì, ho fatto, sì, sono salito di livello, così infetta. Con l'essendo stile. Andò con il livello 1. Ma allora ha imparato a capire Ain, che dovrebbe essere una magia che cura. Cosa gli aumentiamo? Aumentiamogli un po' di vita, così arriva a 28 anche lui. Ma Mario c'ha più di 28, se no. Ah, ce n'è ancora uno lì. Ma non penso sia un'altra stellina. No! Ma l'ho colpito o no? Bene, ecco, qua siamo nell'ultimo pezzo dove c'è Croco che scappa. Noi dovremmo saltargli in testa e cercare di sconfiggerlo poi. Ma non lo faremo perché prima abbiamo perso. Volete vedere il video dove abbiamo perso? Cliccate qua! Ok, dobbiamo allenarci un po' prima. Perché era troppo potente. Eravamo saliti a livello 3 e... ma non bastava. E poi dobbiamo anche fare un po' di acquisti sul fiorellino. Qualche fiorellino perché ci mancava fiori. Per ripristinare i punti magia. Dobbiamo comprargli la maglietta Mallow che muore subito, che è scarsissimo, che gli faceva soltanto uno. Sì, bene, a livello 4. Un paio di livelli. A livello 4 o 5 ce la dovremmo fare. Non vi consiglio di arrivare subito a livello 3 e cercare di combatterlo, perché qua è praticamente impossibile. Aumenterei. Mandiamogli un po' di magia. Mosche, scusate, ma è pieno di mosche che rompono. Rompo di vita. Adesso torniamo alla base. Alla base, sì, al regno dei funghi. Non so se da qua si può tornare o bisogna fare tutto il giro indietro.
Adesso devo tornare indietro. Ecco, questa è la mappa. Ci sono i vari mondi. Uno in quello dove siamo noi. 2, 3, 4, 5, 6, più 7 è il castello di Bowser. Poi c'è la nave affondata, l'isoletta di Yoshi. No, a me sembra una specie di rospo grosso quello. Oh, una tartaruga. Che tartaruga? È quello che ti sembra? Cosa? Quello. Devo dirlo? Sì. È un funghetto. Tipo un fungo porcino. Sono i tipici Goomba. Classici Goomba. Come il pupazzo che c'è. Sì. Ma queste mosche, madonna. Cosa ridi? Sono i moschi che danno fastidio. Concentrati che hai un compito importantissimo. Tieni fermo questo microfono. Anche se ti arrivano 10.000 mosche non puoi, non devi muoverti. Cosa c'è? Niente. E adesso dove vai? E torno a fare un po' di spesa. Perché hai un po' di soldini? Sì, dovrei avere un po' di soldini adesso. Mallow! Ah, forse se ci andavo prima era meglio. Forse ci regala qualcosa. Sì, sì, dammi chi call. Pick me up! Visto? Vabbè, speravo qualche cosa di più potente. Meglio che niente. Compriamo i pantaloni per Mallow. Prezzo 7. Poi Jump Shoes, accessori per Mario, prezzo 30, caretto. Possiamo prendere questi, va. E poi prendiamo Able Joyce, toglie i problemi di stato, ma non ci interessa per ora. Prendiamo qualche Anoy Syrup. Sono cari, 10. Uno basta. Non spendiamo troppo. Poi andiamo sull'equipe. Diamo i pantaloncini a Mallow. E il bracciale a Mario. Gli manca l'arma a Mallow. Subito contro Croco, Cochino. Salviamo. Vediamo se riusciamo a salire almeno di un livello ancora. C'è un livello 5 dovremmo essere a posto. Uh.
Ma mi ricorda qualcuno questo? No, mi ricorda il procuratore della serie 3 di Dexter. Cosa dici? Sì. Sì. Non lo so perché. Quanto ci manca a salire di livello? Per vedere salire, per vedere quanto manca a salire di livello, si va su stato. Abbiamo. Ah, per salire al prossimo livello 35 punti ancora. Quindi un'altra battaglia. No, da 30. Oppure ne abbiamo da 35 a 95. Adesso vediamo. No, una battaglia magari ci dà 7 o 8 punti. Gnam. Gnam. Gli effetti sonori sono simili in molti personaggi. Anche se uno è alto un decimo dell'altro, fa lo stesso suono quando morde. Angel Game, ecco, questo è un altro tipo di cose, come si chiamano, che ti escono quando fai fuori un avversario. Questo again vuol dire, cioè di nuovo, attacchi di nuovo, attacchi due volte. Poi c'è l'Aki, quello del giochino degli ovetti di Yoshi. Poi c'è HP Max, che alla fine della battaglia ti ridà la vita, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, dobbiamo salire su questi cosini. Quindi vuoi fare fino al livello 5 o vuoi andare subito? Ma faccio il livello 5 così sono più tranquillo. Di solito io negli RPG, di solito, cerco sempre di allenarmi prima bene per non fare poi figuracce. E rimanere e morire nel combattimento. Quante monete? Due esperienza. Monetine 6. Vediamo quanto ci dà di esperienza questo trio. È resistente il procuratore di Dexter, se avete. Vediamo, vediamo. Esperienza 3. Vediamo quanto ci manca. Ventitré a Mario e 21 a Mallow. Ma sì, ce la possiamo fare. Finiamo, arriviamo a livello 5 e poi facciamo fuori Crocco. Così arrivati ben allenati. E poi perdiamo lo stesso. Con tanta speriamo. No, con 5 è impossibile perdere. Vabbè, sui capelli non mi dà fastidio. Ah, abbiamo dimenticato questo. Muori, cane blu!
Muori, rana gigante verde. Sembra un drago, sembra. Un ran drago, un dran. Un dran sembra. Rana. Ma è poi anche un po' strabico, se vedi. Sembra una lagartifa. Cosa? Una lucertola? Sì. No, ci sono dopo le lucertole. Un coccodrillo. Boh, quello che è. Mushroom, mushroom. Con la mosca in faccia. Sì, adesso faccio fuori un altro cane blu con gli occhiali che luccicano. Aveva già gli occhiali LED, quelli che si accendono e si spengono. È un cane blu tamaro. Non picchiarti. Sembra che si faccia, stia sforzando per fare la cacca quando tira fuori quello. Ma magari tipo fa la cacca poi te la lancia addosso. Però è liquida. Quattro. Dai, ci siamo quasi. Ma è un bacino quello che ti dà? No, non lo so. Sembra un bacio. Ti è un morso. Ecco, guarda che si sforza. Miss. Dobbiamo mancare poco. Attacca di nuovo. Allora abbiamo constatato che i punti magia sono tutti in comune. Che se ti curi prendi un fiorellino. Ecco, finalmente siamo arrivati a livello 5. E aumentiamogli la magia. E adesso andiamo a prendere Croco. Però dobbiamo ancora salire Mario, eh? Facciamo salire ancora Mario e poi lo facciamo secco. Sì, livello 5 anche Mario. Anche Mario facciamo magia. Così lo facciamo secco con le palle di fuoco. Bisogna saltargli addosso per prenderlo alla sprovvista un po' di volte. Ecco, non farsi beccare. Ecco, quando fa ciuff, vuol dire che l'hai preso. Però lo devi fare un po' di volte. No! Via, si può anche fuggire. Prendiamolo. Dove è finito? Sono veloce, eh? 100 volte? Sì, certo.
In testa proprio gli sono andato. 50? Ti deve aiutare il tuo... Adesso mi aiuta. Adesso dice, ma basta, basta, basta giocare. Combattiamo. Contro Croco. Usiamo palle di fuoco. Prendiamo Y, Y, ripetitivamente. 106. Vediamo Mallo col Thunderbolt. Meglio di prima. Ecco, già finito il punto di magia. Facciamo un jump. Prendiamo uno dei syrup. Ci curiamo la magia. Sì. No, la bomba potente, la bomba. Ah! Vabbè, 10 minuti. Prenditi questo. Prendi, prendi, ciapa su sì, ciapa su sì. 106. Ma quanta vita ha questo mondo? Un po'. Adesso si cura? No. Vabbè. Lo riprendiamo subito. Thunderbolt. Martellino. Poi ci facciamo. Adesso. Allora dice basta, dammi le monete che hai rubato. Dammele. Ecco, una frog coin. Le frog coin valgono un sacco. Quelle verdi, le frocio coin. Sì, perché c'è poi frogo frocios. Che le pieni. Perché non lo prendi? Adesso lo prendi. Scappato. È scappato, ma mi ha preso una frog coin. Quindi avete vinto? Sì! Ma non l'avete ucciso. Ma no, perché lo rincontreremo più volte lui. Adesso dovremmo tornarcene al Mushroom Kingdom. Un salto veloce per ritornare indietro. Voilà! Salviamo. E se vorrete scoprire cosa è successo al Mushroom Kingdom, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ragazzi! Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Subscribe! Subscribe now!